Ragazzi, siamo al giorno dopo. Io ieri alla fine siamo tornati tardissimo e non ho più ripreso niente. Ho ripreso giusto un pochino tra i negozi, giusto qualcosina. Ad esempio, nei negozi di abbigliamento non ho ripreso neanche perché c'era talmente tanta gente che non ho ripreso. Niente, quindi io ho già fatto un pochino di cose, ho fatto la mia skincare, ho già fatto il letto, stavo piegando un mucchio gigante di roba. E niente. Continuo un attimino a piegare la roba, poi vi faccio vedere le cose che ho preso ieri. Sono giusto due cosine, ma magari vi interessano e ve le faccio vedere. Finito di piegare la roba, era tantissima, poi ultimamente Andrea stava aiutando lo zio a fare dei lavori a casa dei genitori, quindi magliette, 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 magliette. Ok, comunque vi faccio vedere le cosine che ho preso. Cominciamo da Piazza Italia. Come vi avevo detto, stavo cercando un giubbino da usare così per la mezza stagione, non c'era granché, oddio, meglio, c'era tantissima roba. Certa, veramente carina, e a dirlo io vuol dire che valeva la pena, perché io solitamente non trovo mai niente. Però non avevo voglia di misurare nulla. Pantaloni, maglie ne ho, maglioncini ne ho, quindi neanche ne ho guardato. Cioè, guardati sì, erano molto bellini, però non li ho neanche, li ho guardati così. Pantaloni però ce n'erano tanti, carini, stanno tornando i pantaloni a zampa, ragazzi. Io adoro i pantaloni a zampa di quando ero ragazzino. Quindi niente, però dovrò riandare a vedere un pochino. Non ho voluto prendere momentaneamente dei pantaloni perché ho detto, metti che continuo a dimagrire un altro pochino. Quelli poi non mi stanno più, mi stanno larghi. Quindi tanto vale aspettare un altro po', sfrutto ancora quella roba che ho. Poi quando quella roba che ho non mi va proprio più, qualcosa la prendo. Comunque ho preso giusto il giubbino così di mezza stagione perché avevo quello in pelle, ma mi sta abbandonando, si sta tutto sbucciando, ho visto ieri sera, quindi ci devo rinunciare. E ho trovato questo giubbino, veramente carino, di questo colore bellissimo, dal video sembra un po' più chiaro, però è leggermente più scuro ed è fatto così. Ve lo faccio vedere misurato.
proprio leggero questo, è da mezza stagione, però è veramente carino. C'erano anche altri colori, ma questo è quello che mi piaceva di più. C'era anche un celeste polvere, bellissimo lo stesso, però questo era più bellino. Ed è fatto così, aderente, tanto per la mezza stagione va bene, da usare con maglioncini fini, e veste bellissimo. Se non sbaglio questo veniva a 20 euro, però va bene. Poi sono entrata da Zwicky, mi sono innamorata di una giacca, di un blazer e non l'ho preso. Mi sono pentita, pentita amaramente, devo tornare perché quel blazer lo voglio. Se poi rivado e lo prendo ve lo farò vedere perché era qualcosa di spettacolare. Vabbè, pazienza. I rimpianti, quando non prendi qualcosa e poi resti pensando, pensando, pensando a quella cosa che hai provato. Vabbè. Tornerò e lo prenderò. Poi due cosine giusto da quel cinese dove vado sempre, infatti vi potete vedere anche qualche immagine, ma sono sempre le solite cose. Ho preso questo secchio. I secchi servono sempre in casa, questo qui è bello grande e poi è rosa. Comunque ho preso il secchio, poi c'era questo formato convenienza di Rio Me l'accetto, a quanto pare hanno ricambiato la confezione. E come vedete qua c'è quello con lo spruzzino e poi c'è questo che penso sia la stessa cosa, però è fatto col tappo dosatore. Io penso che utilizzerò questo quando finisco quello che ho in uso e poi questo lo conservo come ricarica. Poi ancora, ho preso giusto due cosine. Questa l'ha presa Andrea per fare un lavoretto. Avrei voluto prenderne di più e prendere anche i piatti per il mio compleanno, ma non ce n'erano. Non so perché, forse erano le ultime cose che stavano portando e non ce n'erano. Ho preso queste forchettine. Non si vedono granché bene, eh? Comunque questo rosa bellissimo. Dal video sembra molto più chiaro. Invece è un rosa un po' antico, molto molto bello. E ho preso giusto le forchettine per il compleanno. Poi ho preso i numerini per la torta, in caso faccio la torta, perché mi piacevano troppo. Eh sì, 33. Però sono troppo carini. Sono dorati e hanno tutti questi diamantini. E poi le candeline da usare con questi. E ho trovato queste qua che erano davvero belle, belle, belle. Sono 12 pezzi, sono così fini e hanno la base, diciamo, fatta con brillantini in oro rosa. Troppo carine. E qua magari metterò i numerini e al centro metto una candelina, giusto per... hanno anche il loro supporto qua su, quindi è a posto. Niente, giusto due cosine così al volo perché non mi serviva nulla. Poi c'è mia sorella che è a Vercelli adesso, è tornata dalla stagione, è salita a Vercelli col ragazzo e quindi l'ho mandata in super ricognizione da Teddy, il mio amato Teddy, vediamo cosa trova ma non penso che ormai troverà niente, da Teddy, e poi gli ho chiesto se passava da Maison du Monde, ma vedremo, penso tornerà a breve, chissà, se mi porterà qualche sorpresina, non vedo l'ora. Niente, io corro a preparare il pranzo e ci aggiorniamo dopo.
Allora, noi abbiamo appena pranzato e nel frattempo qua sono successe un sacco di cose. Nel frattempo che io finivo di piegare la roba, facevo, preparato il pranzo, Andrea stava facendo un lavoretto, ora vi faccio vedere. Vedete, allora qua c'è la TV, se io mi giro qua, cosa manca? Sì, proprio quella macchia, manca la stufa. Perché Andrea stava sistemando la stufa, l'ha voluta smontare, portare fuori per dargli una verniciata con la vernice per alte temperature e si è accorto che i tubi non andavano più bene. Quindi adesso ci prepariamo e riandiamo dove eravamo ieri praticamente, perché lì ci sono quei tubi per la stufa. Quindi probabilmente mi prenderò il blazer. Nel frattempo che Andrea smontava e faceva, io vedendo il posto così vuoto, vi faccio vedere un attimino. Allora, vedete il posto così senza stufa è questo. Praticamente c'è il divano, il tavolo, la TV, come sempre lì c'era la stufa e qua abbiamo le piantine. Ora io vorrei chiedere un parere a voi. Praticamente prima di mettere il divano lì, voi, io ancora non avevo il canale YouTube, quindi voi non lo sapete, avevo il divano messo qua. Allora, vi stavo dicendo, prima di mettere il divano là, noi ce l'avevamo qui, al posto, aspettate, ce l'avevamo qui, al posto della, del, sto dicendo Kallax, ma non è un Kallax, al posto di questo mobiletto con i fiori, perché il divano da noi era pensato per metterlo appunto qua, sotto il muretto. Infatti l'abbiamo comprato il divano a misura del muretto, apposta per non disturbare. Poi abbiamo deciso di spostarlo perché volevamo fare l'albero di Natale lì dove lo facciamo sempre, eccetera, eccetera. Ora, allora, però, continuiamo. A me disturbava sta cosa che per salire su, vedete, disturba il divano. È sempre in mezzo alle palle. Quindi io volevo fare una cosa. Adesso che ho visto il posto così vuoto, mi è venuto il flash. Praticamente vorrei, avrò detto 300.000 volte praticamente in questo video, vorrei rispostare il divano là dove era prima, al posto del mobiletto, e quindi quello rimane lì. Questa parete andrebbe vuotata e qui metterei il mobiletto dei fiori, magari togliendo i fiori, penso. E sopra il mobiletto dei fiori andrei a mettere la TV. Praticamente la TV... No, praticamente, lascialo stare. È vero, scusa. Andrei a mettere la TV e la metterei appesa al muro con una staffa, di modo che se noi stiamo seduti sul tavolo pranzando, la TV è qua vicino e la vediamo. Se noi siamo sul divano sdraiati la sera, ok, la TV è qua e la vediamo. E il mobiletto della TV lo lascerei lì, magari lì mettere le piantine, le decorazioni, quello che voglio. È un pochettino, boh, secondo me è molto meglio, perché il divano non disturberebbe più per salire su, sarebbe qua da solo e non disturba, è comodo per vedere la TV, non disturba il tavolo perché il tavolo lo tirerei più in qua, vedremo la TV sia mangiando sia sul divano, quindi boh, secondo me rimarrebbe molto più spazioso e visivamente molto più ordinato. Ora mi serve il vostro aiuto, dovete dirmi cosa ne pensate, meglio questa disposizione così oppure come ho intenzione di modificare? In uno dei prossimi video comunque sia proverò a spostare tutto e vi farò vedere, però se vi siete già fatti un'idea cominciate a darmi un consiglio qui nei commenti perché voglio farlo subito, così quando poi vedrò i mobili spostati mi farò un'idea più chiara e avrò anche già il vostro consiglio, fatemi sapere. Comunque io adesso mi preparo così riandiamo dove siamo andati ieri e vediamo se trovo ancora il blazer. Allora eccoci qua, tornate a casa, io vi chiedo scusa per la luce ma è già buio quindi c'ho la luce di qua dentro accesa. Niente, volevo farvi vedere al volo le due cosine che ho preso da Zwicky e vi faccio vedere subito. Prima vi faccio vedere una maglia che ho trovato e mi è piaciuta tantissimo da utilizzare sotto al blazer che vi dicevo. E la maglia è questa, dalla telecamera non rende il colore, comunque è un rosa, tipo un dusty rose, effetto seta diciamo, con queste maniche così, tipo palloncino,
È veramente, veramente carino, anzi, mi sa che me lo metto e ve lo faccio vedere indossato. Ed eccola qua, questa è la maglia indossata, non so quanto po possiate vedere un po' dalla videocamera, ma è fatta così, con queste maniche così larghe, da tenere magari piegate. E il colore era bellissimo, non è molto lungo, infatti non mi faceva impazzire per quello, vedete dove arriva? È un po' corto, però è il modello fatto così. E io l'ho pensato da mettere sotto alla giacca che ho preso, che ve la faccio vedere subito. Il colore non renderà sicuramente in videocamera, però c'è proprio scritto in etichetta, è Ottanio. Io adoro questo colore. E la giacca è questa qua, fatta così con le maniche piegate qua, di questo colore bellissimo. Io dalla videocamera sembra blu, però è proprio un verde Ottanio. Ed è fantastica, ve la faccio vedere indossata. Eccola qua. Siccome io non avevo ancora una giacchina elegantina così, bellina bellina, bellina bellina, mi piace da impazzire. Niente, l'ho presa alla fine. Siamo tornati lì e l'ho presa, ne ho approfittato. E almeno la sfrutterò, boh, così, per le occasioni un po' più importanti. Niente, lo shopping era tutto qui, giusto queste due cosine. Io mi sa che vi saluto qua perché è ora di fare la cena. Questa giornata è andata proprio volata. E niente, vi saluto qui, come sempre vi ringrazio di aver visto anche questo video, vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!